al Pasqualino Stadium di Carini, ma in scena a Palermo, Atalanta, seconda di ritorno del campionato Primavera 1 Team, trofeo Giacinto Facchetti. I nerazzurri sono chiamati a riscattare la sconfitta interna contro il Genoa e partono subito forte. Il gol al settimo con Luca, che svetta più in alto di tutti sul corner di Traoré. L'ex di turno mette nell'angolino l'1-0 dell'Atalanta. I nerazzurri continuano ad attaccare, Colli però non trova da fuori lo specchio della porta. Al quarto d'ora Rizzo sende Cambiaghi in area per il direttore di gara, calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Andrea Colpani, che batte per la seconda volta Avogadri, trova il nono centro stagionale e porta l'Atalanta in vantaggio per 2-0. I padroni di casa però non ci stanno, reagiscono. Seconda parte di primo tempo di stampo rosa-nero, Palermo vicino al gol con Lucera che non trova però lo specchio. Gol che arriva al 29esimo, punizione dalla destra, svetta più in alto di tutti Birrigea, rimette in mezzo dove c'è puntuale Rizzo a battere carne secchi e ad accorciare le distanze per i suoi. L'Atalanta accusa il colpo e il Palermo acquista coraggio. Santoro va a giro, alto però sopra la porta di Carnesecchi. Il pareggio dei padroni di casa arriva al 39esimo sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il pallone sfila prima di tutti Rizzo, che anticipa anche Occoli, firma la sua doppietta personale e porta i padroni di casa sul pareggio. È 2-2 a fine primo tempo. Nella ripresa scende in campo un'altra Atalanta che ritrova il gioco che la contraddistingue, schiaccia il Palermo nella propria metà campo. Colpani, da posizione impossibile, impegna seriamente Avogadri, che tira un sospiro di sollievo anche qualche minuto più tardi sul tiro di Colli. È lo stesso numero 10 che su punizione prova la magia. La palla però colpisce in pieno l'incrocio dei pali. L'Atalanta continua ad attaccare senza però trovare la via del gol e quando la partita sembra avviata sul 2-2 finale arriva la zampata vincente di Ebrima Colley, che anticipa tutti dopo la respinta di Avogadri sul colpo di testa di Gut, mette a segno al 45esimo il 3-2 atalantino. Gol meritatissimo ed importantissimo per Colli, che spiana la strada al successo atalantino. Atalanta che trova anche il 4-2 al quarto minuto di recupero con tutto il Palermo nell'area di rigore nerazzurra. Peli può raccogliere indisturbato, involarsi verso la porta di rosanero e mettere a segno il poker dell'Atalanta. Nerazzurri che ritrovano la vittoria e ritrovano anche il primato solitario in classifica a quota 38 punti, con il Torino staccato di due lunghezze.